Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, finalmente è arrivato il momento di Eurospin con Kung Fu Panda 4. E dato che oggi apriamo una tigrotta, c'è una specie di gattina tigrotta, sì, che è atterrata nel punto sbagliato, ma... Esattamente. Allora, spieghiamo prima di tutto, Banshee spieghi tu, come funziona. Ogni sabato, solo di sabato, o meglio fino a esaurimento scorte, ma sabato mattina li trovate, con 35 euro di spesa avrete questo. Se fate 70 non ne avrete due, ne avete sempre 35, quindi se ne volete più di uno dovete riuscire e rientrare e fare altri 35 euro di spesa. Lo so che sembra illogico, però è così. E potete ogni settimana, per 6 settimane ci saranno questi personaggi, quindi Po, Tigre, Scimmie e Vipere insieme, Gru e Mantide, Zen e Thailand. Che senso ci saranno? Queste 6 settimane. Ma cosa succede? Che potete acquistare a parte a 3,90 euro l'uno le statue, statuette, insomma i personaggi aggiuntivi, che sono il papà di Po, il signor King, il guerriero leggendario, poi abbiamo il maestro Shifu, poi abbiamo la tartaruga Oogway. Poi abbiamo questa che mi piace un sacco, secondo me. Lee Cove. Mi piace un sacco. E soprattutto Lee Zhang. Chi è? E voilà, il vero papà. Ah. Aspetta ad aprire, vabbè, però quelli li vedremo più avanti. Adesso abbiamo tempo solo di vedere il primo. In questi giorni poi apriremo anche i prossimi, quindi seguiteci. E visto che ci siamo, mettete un like se vi va, condividete, schiacciate la campanella per essere aggiornati, iscrivetevi al canale e via. Nel senso, ragazzi, si è staccata. Sì, l'hai spellata praticamente, non l'hai aperta. Io ho finito. Ho le barbici. No, ma c'è. Fatto. Apro io, lo voglio. Vai. Vai. Oh, non sappiamo come sono fatte, non sappiamo se sono mobili, ma non credo, se non l'avrebbero detto nella descrizione. C'è una bella scatola che li contiene e bella. Questo è il personaggio. Sotto c'è il adesivo, il pullino. E questo è il personaggio. No, non lo puoi mangiare. Ma sta mangiando la scatola. Sono contenuti in queste scatolette trasparenti in modo da non rovinarle. Devo dire che, allora, siamo abituati con i Simpson che si muovevano con meccanismo meccanico. Prima ancora c'è stato Star Wars con le spade laser che si illuminavano. Prima ancora gli Avengers non li abbiamo fatti, erano carini anche quelli, si illuminavano. Adesso siamo su statuine statiche, ma fatte molto bene. Sicuramente più belle dei Simpson dell'anno scorso. Mi faccio vedere bene anche da vicino se riesco. È bella, mi piace. Sì, molto bella. Già stamattina ho fatto fatica a trovare tutti quelli da acquistare, perché comunque... c'è stato un corre-corre. Poi adesso abbiamo solo un personaggio, ma quando abbiamo aperto anche gli altri classifichi. Esattamente, quindi seguiteci nelle prossime 6 settimane, perché oltre ad aprire gli altri, ovviamente non tutti insieme, perché in queste prossime 6 settimane ci saranno anche gli altri. E ci sarà una super classifica. Stavo vedendo se si staccava qualcosa, no. È bella compatta, una bella statuina. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come sempre, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!